Siamo venuti con il cuore pieno di gioia, di gratitudine e di ansia. Credo che questi sono sentimenti che accompagnano spesso ogni pellegrino. Gioia perché è un pellegrinaggio di festa. Andare a San Gerardo è come una festa. Andare a San Gerardo è festa. Ma è anche un pellegrinaggio di gratitudine. Sono persone che hanno promesso, ed è qualcosa di serio, eh? Non è qualcosa di superstizioso, è serio. Aver promesso a San Gerardo che finché ce la farò, ogni anno sarò da te. Non è superstizione, è serietà. La promessa, mantenuta anche con sacrifici, rientra nella coerenza e nella serietà della nostra vita cristiana. Gioia, gratitudine per una promessa fatta e che si mantiene, ma anche ansia. Sì, perché ogni anno abbiamo sempre qualcosa da chiedere. Mentre veniamo a ringraziare, veniamo sempre anche per chiedere. Perché c'è sempre qualcosa di nuovo nella nostra vita che ci preoccupa. C'è sempre qualcosa di nuovo nelle nostre famiglie che ci fa soffrire. C'è sempre qualcosa di nuovo nella società che ci mette paura. Ci mette paura. I venti di guerra intorno a noi, credo che dovrebbero metterci paura. O perlomeno dovremmo avere quella carità cristiana di pregare per quelle popolazioni, come ci ha indicato e chiesto il Papa domenica ieri all'Angelus. Cristiani che muoiono, fratelli musulmani che muoiono, innocenti che muoiono. E nessuno vuol prendersi la responsabilità. Intanto però la forza bestiale di far morire il fratello, quella c'è. Nessuno vuole prendere la responsabilità. E intanto l'uomo nella guerra e nella violenza manifesta come sempre la sua bestialità. Siamo qui allora con gioia per ringraziare, per chiedere. Ma siamo qui anche per ascoltare. Certo, questo momento della proclamazione della parola è un momento privilegiato per l'ascolto, mi raccomando. Quando partecipate all'Eucarestia, non vi distraete durante l'ascolto della parola. Cercate di capire quello che il Signore vuol dire. A volte è così facile, così semplice, così immediato, che ci stupiamo. E diciamo, mamma, quanto è bello quello che ha detto Gesù questa sera. L'ho capito. Lo voglio fare mio. Cosa questa sera vogliamo fare nostro di quello che abbiamo ascoltato? E lo facciamo nostro in maniera delicata e anche emotivamente forte, perché lo facciamo nostro attraverso l'esempio di San Gerardo. E allora vediamo subito. Paolo è servo di Cristo Gesù e diventa apostolo per chiamata, per vocazione. Nessuno può darsi un compito, nessuno può darsi una missione, nessuno può darsi un servizio, nessuno può darsi la fede se il Signore non ci chiama. La chiamata di Paolo per essere l'apostolo, la chiamata a Gerardo per essere il missionario.
la chiamata a noi per essere apostoli e missionari. Certo, tutti indistintamente, vescovo, sacerdoti, diaconi, popolo di Dio, uomini, donne, giovani, anche bambini. C'è la missionarietà dei bambini che veramente a volte incanta. Quando parlano con convinzione di fede e con innocenza ai genitori di quello che hanno imparato di Gesù, ai nonni di quello che hanno capito preparandosi alla prima comunione. Che bella la missionarietà dei bambini. E per certi aspetti Gerardo ha conservato nella sua vita quest'animo di bambino nella sua azione missionaria. Perciò convinceva, commuoveva, portava a decisione. Sì, proprio la semplicità di bambino di San Gerardo commuoveva, convinceva e portava a conversione. Ora Paolo è stato chiamato ad annunciare Gesù Cristo a tutte le genti, ma tutte le genti scoprono attraverso la missione di Paolo che sono stati chiamati alla fede perché amati da Dio. Portare il nome di Gesù ai fratelli, come ha fatto Gerardo, significa portare ai fratelli la testimonianza che Dio li ama. Eppure una notizia così bella non è accolta sempre con immediatezza, non è accolta con stupore, a volte è respinta con derisione, altre volte è respinta con rabbia. Eppure noi non possiamo annunciare Gesù se non annunciamo ai fratelli l'amore di Dio che si è manifestato in Gesù Cristo. Cosa possiamo dire se non riusciamo a far capire come in Gesù Cristo si è manifestato, si è compiuto tutto l'amore che Dio ha per noi? E Paolo ha dovuto convincere di questo a popolazioni che erano tanto lontane dal vero Dio. E Gerardo ha dovuto convincere di queste persone che per ignoranza e abbandono e sofferenza e rabbia della vita erano lontano da tutto questo. E noi oggi dobbiamo convincere persone che per paganesimo sono lontane da Dio e che per delusione, per ignoranza, per rabbia sono lontane dal Signore. Abbiamo un compito quasi doppio, se vogliamo veramente caricarci di questa nostra responsabilità. La famosa frase di Gerardo, vado a farmi santo, ascoltando la parola di questa sera, non va tanto in un luogo, ma va a fare un cammino di santità. Un cammino che non riguarda solo la sua vita di perfezione, no, un cammino in cui incontrerà tante persone e quanto più parlerà di Gesù a quelle persone, tanto più la santità della sua vita brillerà come testimonianza. La santità non è per noi, è per la testimonianza. La santità non è per nostro vanto, ma per mostrare l'amore di Dio verso i fratelli. Quindi quel vado non è tanto verso un luogo. Sì, lui cercava anche un luogo che l'accogliesse per poter veramente esprimere il suo amore a Gesù Cristo, ma poi si è accorto che non è tanto un luogo, ma è cosa fai durante questo cammino, chi incontri durante questo cammino, come parli durante questo cammino, come ti pieghi sulle sofferenze dei fratelli in questo cammino. Ecco il luogo, ecco il modo, ecco il tempo per la propria santità, che è la santità di Dio, che attraverso il mio cuore raggiunge il cuore dei fratelli. Sì, il Signore vuole far brillare la sua santità usando anche il mio cuore, come ha usato il cuore di Paolo, come ha usato il cuore degli apostoli,
come ha usato il cuore di tanti santi, come ha usato il cuore di Gerardo. Il Signore, abbiamo pregato nel Salmo, ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. E come ci ha fatto conoscere questa salvezza? Attraverso Gesù Cristo e attraverso la Chiesa di Cristo, in cui ognuno vive la missione della santità. Dal cammino, allora arriviamo alla missione della santità, in cui c'è la santità di Dio che deve farsi conoscere, in cui c'è la nostra vita che deve essere santa, in cui ci sono i fratelli che devono anch'essi mettersi nella missione della santità, nel cammino della santità. Gesù è il segno, il sacramento dell'amore del Padre. La Chiesa è il sacramento di Cristo. E Gerardo, come tutti i santi e i santi missionari, sono un piccolo ma grande segno, un piccolo ma grande sacramento dell'amore di Gesù per ogni uomo. Il segno. E così cerchiamo di ascoltare anche la parola del Vangelo. La chiamata e la missione della santità. In questa missione siamo segni. C'è il segno di Giona. C'è la regina del sud che è stata colpita dal segno della sapienza di Salomone. Ecco, voglio mettere insieme questi due segni. La sapienza di Salomone e il segno di Giona. E leggerli nella vita di Gerardo, come si dovrebbe leggere nella vita di ogni cristiano, per poter dire poi, guardando Gesù, ben più di Salomone c'è qui, ben più di Giona c'è qui, ben più di Gerardo c'è in Gesù Cristo. Dovremmo arrivare poi a questa conclusione. Siamo qui per San Gerardo, ma San Gerardo è quel segno efficace che ci farà dire ben più di Gerardo c'è ora nella celebrazione eucaristica. Ben più di Gerardo c'è nell'ascolto della parola, ben più di Gerardo c'è nella comunione che faceva ardere da Serafino il cuore di Gerardo. Ma come si fa ad arrivare a dire ben più di Gerardo c'è qui? Dobbiamo aspettare alla fine dei tempi, quando il Signore Gesù ci giudicherà, per sentirci dire: non hai capito i segni che ti ho mandato? Non hai capito Gerardo? Non hai capito come Gerardo rimandava a me? Ecco, la sapienza di Gerardo, come la sapienza di Salomone, è la sapienza di un cuore che ama Dio. Un cuore che non ama Dio non è sapiente. Un cuore che non ama Dio ama se stesso e ama le creature per se stesso. Allora Gerardo ha fatto questa grande scoperta e l'ha vissuta. La sapienza di un cuore che ama Dio. La sapienza del cuore di Gerardo è la sapienza di chi ha compreso la sofferenza d'amore di Cristo crocifisso. Eh sì, non si può amare Dio se non si comprende la sapienza dell'amore di Cristo che soffre per l'umanità, del crocifisso che muore per l'umanità. La sapienza del cuore di Gerardo era con Cristo la comprensione, la compassione, l'immedesimazione nella sofferenza dei fratelli, in ogni tipo di sofferenza che i fratelli possono avere. Allora la sapienza di Cristo, che è più di Salomone, è questa. In Gerardo noi troviamo una bella realizzazione. Amare Dio e la sua volontà, amare Cristo e la sua sofferenza, amare i fratelli e i loro bisogni. Ma poi c'è Giona. Giona che è segno di conversione per Ninive. Giona che, dopo varie peripezie, arriva a fare la sua missione
di uomo che predica il perdono e la conversione. Gesù è più di Giona, perché Gesù è rimasto nel ventre della tomba per la salvezza dell'umanità. Giona è rimasto nel ventre del pesce per non portare all'umanità l'annuncio della misericordia, poi l'ha portato. Gesù rimane nel ventre della terra, della tomba, per concretizzare lì nella tomba la profondità delle viscere di misericordia del nostro Dio. Perciò, per andare a Sant'Alfonso, che riprende il Salmo 129, copiosa apodeum redenzio, perciò è abbondante presso Dio la redenzione, perché abbiamo scoperto le sue viscere di misericordia nelle viscere della tomba, dove il figlio è rimasto come Giona nascosto per 3 giorni nel ventre del pesce. Le viscere di misericordia di Dio Padre sono lì, in quella tomba, dove non si sta svegliando il rancore, ma si sta svegliando la che risorge nel figlio suo. Ora Gerardo ha vissuto tutto questo, perché è stato segno di riconciliazione e di conversione. È stato segno, sempre, nel nascondimento delle viscere di misericordia di Dio. Ed è stato segno di vita, quando con la sua parola, la sua preghiera, e ancora oggi con la sua protezione, permette al ventre materno di riempirsi di vita e di generare la vita. E ogni vita che nasce è una vittoria sulla morte. Gerardo, patrono delle mamme, dei bambini nascituri e dei bambini che nascono. Certo, perché è in quel miracolo che noi possiamo avere un segno sulla terra di un grembo che si apre alla vita e non si chiude alla morte. Ecco, Gerardo è segno di questo, ma è Gesù il grande segno. E non dovremmo sentirci dire un giorno: hai guardato Gerardo e non mi hai trovato. Hai appreso la sua sapienza, ma non hai saputo pensare come lui. Sarebbe un rimprovero che metterebbe a nudo la nostra pochezza, la nostra stupidità. Andate con questa parola nel cuore. Qui c'è Gerardo, ma Gerardo è qui per dirci: Gesù è il grande segno. Gesù è più di me. Gesù, come ha detto il Battista, lo può ripetere in umiltà Gerardo, Gesù deve crescere nei vostri cuori. Io devo diminuire, però tornate a me, perché vi insegno come far crescere Gesù nel vostro cuore.